L'altro giorno stavo cercando di raccontare, di spiegare a un ragazzo di 17 anni, che a gennaio di quest'anno è stato ricoverato al Bambino Gesù, che è l'ospedale pediatrico di Roma, in una condizione di psicosi acuta. Molto disorganizzato, molto aggressivo, molto impaurito, molto impanicato, molto, qualsiasi cosa vogliamo metterci che abbia a che fare con la psicosi, molto. È stato curato ed è uscito con una diagnosi di disturbo bipolare di primo tipo a 17 anni, manco 17 anni. La patogenesi di questo evento è l'uso della canna che lui ha fatto in un dosaggio, diciamo dosaggio notevole, insieme ai suoi compagni per un periodo di 18 mesi. Durante i 18 mesi ha perso la scuola, ha perso tutto quello che c'era da perdere, ha perso. Non aveva ancora nulla, pensando che praticamente 17 anni, c'era 15 anni e mezzo quando ha cominciato questa cosa, buona famiglia, buon inserimento, buona scuola, tutto buono. Il risultato drammatico, adesso si sta riprendendo dalla depressione. Questo è un ciclo, lui ha avuto un ciclo bipolare. Non è un ciclo bipolare di quelli che noi possiamo ascrivere nella malattia bipolare. È un ciclo bipolare da intossicazione grave, cronica, perché un anno e mezzo è cronico, da sostanze, su un terreno sicuramente meglio pragico, perché non potrebbe essere altrimenti, e la maggior parte dei suoi amici non hanno avuto l'episodio psicotico, e ha ricominciato adesso a studiare qualche cosa. I professori hanno capito, abbiamo fatto le certificazioni d'uso e siamo andati a parlare con i professori per far capire che diavolo di tragedia è capitata a questo ragazzo che è entrato in dipendenza. E la prognosi, se lui mai ricadrà, in realtà è buona. E stavo cercando di spiegargli questo che vi voglio dire. Allora, praticamente. Questo, c'è stato, ormai se ne è parlato, c'è stato questo studio di coorte neozelandese. Hanno seguito questi ragazzi, sono stati presi tutti le ragazze e tutti i ragazzi nati in 2 anni, 30 e 29 anni fa, in alcune contee, non so come sia divisa la Nuova Zelanda, e sono stati seguiti in tutta la loro vita fino al compimento dei 30 anni. Sono stato, quindi tutto ciò che riguardava la loro vita scolastica, la loro vita emotiva affettiva, il loro crescere, il loro imparare, il loro tutto quello che può essere. In Nuova Zelanda esiste un registro che, per cui da noi non c'è, nei paesi anglosassoni, in molti paesi anglosassoni c'è, e sono state fatte queste osservazioni. A prescindere dallo scatenamento di patologie. Un dato proprio importantissimo è questo. Prendendo a confronto casi controllo, il sistema del caso controllo, ragazze e ragazzi che hanno fatto uso di canna in prima adolescenza, cioè prima dei 18 anni, comparati con ragazzi e ragazze che non hanno mai fatto uso di canna o che hanno fatto uso di canna dopo i 18 anni, viene fuori che il quoziente intellettivo medio del gruppo che ha fatto uso di hashish è a parità di, è un caso controllo raffinatissimo perché a parità di condizioni, quindi gruppi, erano tutti bravi a scuola oppure erano tutti bravi negli sport, eccetera, era molto serio, il gruppo che ha fatto hashish fra i 12 e 18 anni, io dovrei dire cannabinolo perché non si tratta di. Ha un quoziente intellettivo medio inferiore agli altri due gruppi, medio di 6-8 punti in meno. Bene, 6-8 punti in meno significa che tu sai, passi dalla norma, diventi borderline. 6-8 punti in meno significa che la tua possibilità di successo nel lavoro è diminuita.
6-8 punti in meno significa la tua possibilità di avere una vita felice da un punto di vista affettivo, stiamo parlando da un punto di vista intellettivo, ma è la stessa cosa, è più ardua. Ma la cosa che volevo far capire a questo ragazzo, e non ci posso riuscire, è come si fa a far capire una persona, perché una persona può capire quello che perde, non quello che non acquisisce, no? Io ho un quoziente intellettivo di 120, fumo, vado a 112, perdo e capisco. Ma se non arrivo, se noi partiamo di potenzialità, come facciamo a far capire? E questo è il problema della valutazione dell'outcome. Noi abbiamo curato queste psicosi e curiamo queste psicosi in una certa determinata maniera. Rispetto a come le osserviamo e le curiamo, possiamo fare delle riflessioni e delle prognosi, appunto l'outcome. Ma come facciamo a sapere quello che la psicosi non consente alla persona di raggiungere? Allora, se noi vediamo una popolazione di persone che hanno avuto, ragazze e ragazzi, che hanno avuto un esordio psicotico non riconosciuto, noi diciamo che la lunghezza del DUP, questa è la prima notizia che vi do, ma penso sappiamo tutti tranquillamente, che la lunghezza del DUP, cioè del periodo di psicosi non trattata, o il periodo di malattia, cioè non riconosciuta e non trattata, o il periodo di malattia riconosciuta ma non trattata adeguatamente, è un fattore prognostico molto importante. Perché vediamo che più è lungo il DUP, più è difficile curare. Ma non abbiamo la misura, se non per paragone con gruppi di normali, perché non si fa, no? Perché questi sono ragazzi e ragazze malati, di quelle che le persone non hanno raggiunto. È una, Girardi è tautologico. Sono tautologico nel senso che la principale ragione di un outcome più negativo è sempre e comunque il non intervento. Punto. Abbiamo finito. Mi potrei salutare, adesso vi trattengo altro quarto d'ora perché devo giustificare qui la mia... Punto. Che cosa facciamo noi? Che cosa abbiamo fatto nella storia, per esempio, della schizofrenia? Abbiamo ricostruito all'indietro questa storia. Ripeto, un concetto già detto. Perché l'abbiamo ricostruita all'indietro? Perché l'abbiamo intercettata in senso retrogrado. L'abbiamo intercettata dagli esiti definitivi, tanto che il grande osservatore Kreber giustamente la chiamò demenza. Poi l'abbiamo intercettata in periodi più floridi e Bleuler giustamente ha cominciato a disegnare sintomi primari, secondari e sindromi e l'ha chiamata schizofrenia. Cioè ha potuto leggere, nella demenza non leggi più nulla, no? Quando sei arrivata anche a questa, che non è la demenza di Alzheimer, ma è una demenza, non leggi più nulla, non c'è più lo psicopatologico nella demenza. La decadenza è già avvenuta. Il come non lo sappiamo. Se io prendo una persona che ha 10 anni dall'inizio di Alzheimer, non posso disegnare il suo percorso psicopatologico, a parte il fatto che non viene disegnato, perché non viene considerato importante ed è un errore. Quindi Kraepelin fa un certo tipo di osservazione, Bleuler fa un certo altro tipo di osservazione perché Loprin intercetta la malattia in un periodo florido in cui l'essere, l'io, cerca ancora di dire la sua attraverso le crisi paranoidee, attraverso i corredi sintomatologici, attraverso una costruzione regressiva. È l'io che crea sta roba, non
nucleo caudato. Il nucleo caudato è la base. Poi l'io, nel suo tentativo di coping con la realtà, crea, si adegua, nascono le condizioni che noi chiamiamo sindromiche. Sono tutte tappe. Poi andiamo ancora prima, no? Arriviamo a conoscerla negli esordi e vediamo che in realtà nell'esordio non tutto è perduto, non ci sono parti completamente perse, e distinguiamo quali sono le parti sane, quali sono gli elementi del network di questa persona forti o quali non sono quelli, o quali sono quelli deboli. Questo è un altro punto dell'outcome, il network. Network vuol dire che scuola fa, chi sono i suoi compagni, come funziona la famiglia, se è povero o no, se ha una fede o no, se fa parte di una famiglia ad alta emotività espressa. Queste sono tutte cose che fanno parte del network. Queste sono tutte cose che noi dobbiamo conoscere meglio se la persona pensa che tutti gli leggono il pensiero o se lui è invece diventato capace di influenzare i destini del mondo. È importante, ma è più importante quest'altra roba. Leggendola all'indietro, questa malattia, abbiamo fatto la stessa cosa con la psicosi manico-depressiva. L'abbiamo conosciuta sotto forma di psicosi manico-depressiva, adesso la conosciamo sotto forma di ciclotimia. E dalla ciclotimia alla psicosi manico-depressiva non sappiamo bene come ci si arriva. Ricostruendola all'indietro, ci siamo costruiti un modello. Ci siamo costruiti un modello molto, molto rigido. Un modello involutivo, un modello appunto di tipo processuale. No? Jasper dice le psicosi sono dei processi, non sono sviluppi. C'è una noxa che da cui nasce l'albero. È un processo. È già contenuto nella noxa quello che succederà. Ebbene, care colleghe e cari colleghi, niente di più falso. La storia di queste psicosi, il modo di esprimersi di queste psicosi è nella storia. Nature or nurture, storia o biologia. Io credo che gli aspetti biologici sono importanti, ma estremamente periferici per quanto riguarda l'approccio clinico a queste malattie. Perché dico questo? Allora, noi abbiamo ricostruito, mi sono spiegato bene, abbiamo ricostruito la schizofrenia all'indietro e quindi poi, rimandando in avanti il film, abbiamo visto la fine come l'epilogo necessario di quello che abbiamo osservato all'inizio. E difatti l'abbiamo descritta come una psicosi cronica irreversibile. La descrizione della schizofrenia è simile a quella della demenza di Alzheimer. E anche nella demenza di Alzheimer in realtà ci sarebbe molto da dire. L'elemento di outcome più negativo è quello che noi mettiamo nella diagnosi, è come noi operatori viviamo la diagnosi. Come la viviamo? Come un dato? Cioè, come dire, ho schizofrenia, in realtà è un modo per dire quella sindrome, no? Oppure no, schizofrenia è la malattia che determina tutto quello che noi vediamo. Schizofrenia, le parole in psichiatria nascono come sintesi della varianza, va bene? Mettiamo insieme una sindrome, questa si ripete, poi diventa origine, nasce come predicato e poi diventa soggetto. Queste cose sono la schizofrenia sono queste cose qua, e queste cose qua. È un'operazione mentale, difensivista. A seconda di noi come pensiamo
la schizofrenia o la psicosi manico-depressiva o il disturbo bipolare, così ci comportiamo. Per esempio, a questo ragazzo è stata fatta diagnosi di disturbo bipolare di primo tipo. Disturbo bipolare di primo tipo significa psicosi maniaco-depressiva. Difficilissimo fino a pochi anni fa da osservare in persone al di sotto dei 20 anni, anche al di sotto dei 30, adesso è diventata più frequente a causa della cannabis, che è un elemento di outcome negativo, sempre e comunque, come l'alcol, peggio dell'alcol, peggio dell'alcol. Ma se no ce la battiamo. Questo ragazzo esce e si trova questa diagnosi. Quella diagnosi non è che contiene uno stigma preciso. È ovvio che io quando definisco, adesso senza dare un valore morale alle parole che sto per dire, quando io definisco stigmatizzo, delimito, quindi vuol dire che ci sono cose che entrano in quel campo e che ci sono cose fuori da quel campo. Questo è il concetto basilare di stigma. Quanto è stato responsabilizzato questo ragazzo? Se noi non facessimo diagnosi, e come stiamo cercando di fare con lui, di uscire dalla diagnosi, perché la diagnosi è un contenitore, ma può essere una prigione, ed essendo un elemento culturale, necessariamente influenza il futuro. Altro elemento di outcome negativo, il vissuto dell'operatore rispetto alla diagnosi. Fondamentale. Abbiamo pensato agli schizofrenici come matti irreversibili, alla prima stranezza li abbiamo chiusi in manicomio. Adesso li chiudiamo in un manicomio virtuale, senza mura, forse peggiore in qualche caso, in qualche situazione. Vedo che gli amici mi fanno con la testa e sono d'accordo, in qualche situazione peggio di quello che era il Santa Maria della Pietà a Roma, che era il nostro manicomio, il nostro che era un'istituzione. Quindi a questo ragazzo hanno fatto una diagnosi giusta. La diagnosi è giusta, gli hanno misurato se c'aveva la SPA, le misure per vedere se era un esordio schizofrenico, hanno misurato la depressione post-maniacale e quindi la diagnosi è giusta. Questa diagnosi così giusta non contiene niente, non ci dice niente. Che facciamo con questo ragazzo? Come ci comportiamo con questo giovane affidato ai servizi territoriali della neuropsichiatria infantile, che non so qua, ma da noi, a parte gli ospedali di secondo e terzo livello, poveracci, sono scarsissimi. Che gli facciamo a uno che è stato gravemente intossicato, a uno che ha il torto di vivere a Roma e non a Barcellona? Perché se vivesse a Barcellona, questo ragazzo sarebbe rimasto 7, 8, 9 mesi nell'istituzione. Se fosse vissuto o se vivesse in Ontario, vive nell'istituzione e dal secondo giorno avrebbe il case manager, che dal quarto giorno va a parlare con i professori, perché parlano della persona con quel disturbo. Non parlano di quel disturbo che rinchiude la persona. Altro elemento di outcome negativo. Quello che vi voglio dire è questo. In America, negli Stati Uniti, dato amanti delle statistiche, dice: ma su, hanno preso, lo dico sempre perché è molto importante, hanno telefonato 20 anni dopo a non so quante persone che 20 anni prima avevano avuto la diagnosi di schizofrenia, per sapere che fine avessero fatto. A parte quelli morti, quelli sopravvissuti, il 40% non aveva mai fatto più una cura e faceva una vita normale. Per giustificare questa cosa, noi dobbiamo dire la diagnosi era sbagliata, invece di dire che quello che noi pensiamo della malattia mentale
è profondamente errato. Il modello biologico, guardate che dietro questi modelli esiste una tradizione culturale, etica, dovrei dire un'altra parola, ma qui in Italia è un po' difficile poterla dire, che deve salvare comunque il corpo è malato, l'anima mai. Quindi la lettura strettamente biologica della derivazione dei sintomi dall'errore funzionale del trasportatore della serotonina o dell'allele breve del cromosoma che facilita la sintesi della felinalanina, tutte cose profondamente vere, e sono cose che è importante sapere perché prognosticamente sono importanti, ma che ci dicono che in una famiglia che, dove nascono questi ragazzi o queste ragazze, molti di questi familiari hanno gli stessi geni, non hanno mai visto uno psichiatra, non è detto che la relazione sia sana. Altro elemento di outcome: che sostegno diamo alle famiglie? Quanto le responsabilizziamo? Come le chiamiamo a compartecipare? Ora, uno dice stigma, 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 è una parola. No, stigma è quello che facciamo tutti i giorni. Che vuol dire stigma? Faccio un esempio. Abbiamo fatto un questionario, anche questo ogni tanto la ripeto, ma ripetita a Juventus, quindi... Abbiamo fatto un questionario sullo stigma alcuni anni fa, non l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo tradotto da un collega inglese molto bravo, e diceva praticamente: se tu ti metti seduto vicino a uno schizofrenico, che fai? Se lo schizofrenico le bussa a casa, che fai? Tutta questa roba. Gruppi di confronto. Allora, persone della strada, prese a caso, medici. No, pazienti, utenti, familiari di pazienti, medici e studenti di medicina. Chi è il gruppo che ha vinto questa nefasta classifica della stigmatizzazione? Gli studenti di medicina. Seguono i medici, seguono i familiari, seguono gli utenti, seguono le persone della strada, ovviamente non sapendo, si comportano in base a come si comporta quello. Non in base alla diagnosi, se quello gli dà fastidio, dico va a quel paese, se non gli dà fastidio, se continuano a leggere il giornale, stanno lì. Ovviamente. Questo gioco che abbiamo fatto ci insegna che l'uomo della strada, la donna della strada, no, sembra brutto detto così, cioè che le persone che non sanno hanno un comportamento assolutamente più normale. Quello che è un elemento di prognosi, ritorno al discorso di prima, qui non è quello che perdiamo, non è solo quello che perdiamo, è quello che non acquisiamo. E dato che non lo acquisiamo, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione che ci consenta di avere in noi quella vis terapeutica, quella voglia di fare, che vada oltre che elemento di outcome negativo, il tipo di sindrome. Più la persona tende a essere catatonica, meno dialogo è possibile. Più ci scocciamo, meno interveniamo. Una persona, dunque, nella malattia, nelle psicosi, si perde la relazione fondamentale fra significati e significanti. E significanti, giusto? Cioè, quella parola, quel concetto, non ha più le significanti emotive normali trasmissibili, nemmeno per la persona che c'è, per la stessa persona. Noi parliamo, per esempio, nella schizofrenia di concretismo, no? Che vuol dire concretismo? Perdita delle significanti. Qual è il nostro lavoro? Aiutare la persona a recuperarlo. Qual è il mezzo per farlo? Starci insieme e parlarci. Non è fargli l'iniezione e tenerlo a letto.
non è solo fargli il lai fondamentale per aiutare e poi lasciarlo, lasciarla dove era prima. Perché comunque, altro elemento di outcome, comunque dove era prima, che non è solo il luogo, ma il come delle sue relazioni, è comunque il pabulum che non ha creato, ma ha favorito quella situazione. Dobbiamo entrare nel pabulum. Ma se noi centriamo, come spesso accade, qui vedo parecchie persone giovani, quindi è particolarmente importante che ci siano i giovani. Ma se noi centriamo a gamba tesa, con un concetto predefinito di malattia, noi la malattia la creiamo, per forza. Abbiamo parlato dell'autismo schizofrenico, no? Adesso se ne parla di meno. Perché se ne parla di meno di autismo schizofrenico? Perché il sistema attuale di intervento sulla psicosi ne ha fatto diminuire l'evidenza. Le schizofrenie attuali evolvono meno in autismo, perché comunque un passo avanti l'abbiamo fatto, non li lasciamo più soli. La differenza sostanziale, forse dico delle cretinate, fra l'autismo, usiamo la stessa parola per indicare una malattia infantile, e l'esito delle psicosi. L'autismo schizofrenico era la demenza precox. Esiste anche un autismo bipolare. Dopo tanti anni di carriera bipolare, la persona è talmente impoverita che si chiude. L'autismo schizofrenico è in grandissima parte conseguenza della relazione, ovvero della non relazione, perché la non relazione stigmatizza, mi spiego che voglio dire, stigmatizza vuol dire che se io penso che quelli che stanno viaggiando dalla Libia alle coste della Sicilia sono degli invasori, io li bombardo. Se penso che sono dei poveri disgraziati, io ho pietà per loro. Se penso che sono persone come noi, beh, mi ci confronto, che non vuol dire necessariamente il buonismo, ma mi ci confronto, ci parlo. Se non ti comporti bene, non ti comporti bene. Se ti comporti bene, ben venga. Siamo tutti, chi dice quelli sono migranti, perché noi che siamo? Non siamo migranti, tutti siamo migranti, qui ci stiamo per caso, non sappiamo anche perché ci stiamo, non sappiamo dove andiamo a finire. C'è una condivisione, no? La misura di outcome positivo, bam, botta finale, anche perché sono nei tempi, è una parola banalissima, ma che è uscita dal nostro vocabolario, perché manco più capiamo che vuol dire. La parola è solidarietà. Solidarietà che significa condivisione, che significa rifiuto di chi sta in serie A e sta in serie B, che significa rifiuto del concetto di malato, se non come fatto descrittivo. Cioè quella persona è affetta da schizofrenia, deve avere lo stesso significato di quella persona è affetta da influenza. E nient'altro. Con l'unica differenza che mette sull'influenza, io con la mia abnegazione o col mio rispetto o con la mia umiltà, poco posso fare se non mettere coperte addosso alle persone, nella schizofrenia e nella psicosi maniaco-depressiva. Beh, d'altronde ho 67 anni, compiuti da poco, ormai sono abbastanza arrivato di cottura, man mano che uno va avanti, le cose diminuiscono, i concetti, so di meno perché manco te li ricordi,
E però diventano più profondi perché ti identificano ancora di più, quindi l'enfasi che metto in quello che dico è dovuto soltanto a questo processo di senescenza e anche di convinzione personale. Allora, se noi associamo al ragazzo o alla ragazza, qui potremmo fare pure delle cose un po', no, un po' pietise, dobbiamo vederlo come un figlio, come un fratello, tutte queste cose, non possiamo più usarle queste parole perché sono state talmente tanto obsolete. Un compagno, un commilitone, un camerato, usiamo le parole che ci pare in base alla nostra cultura, basta che lei, lui, io facciamo parte di un contesto unico. Noi stiamo facendo al Santa Maria, no, al Sant'Andrea. Noi stiamo facendo al Sant'Andrea un'esperienza meravigliosa, che è questa. Io sono uno psichiatra, non nasco psicanalista, non nasco psicologo, non nasco niente. Sono un psichiatra medico, quindi insomma, essere arrivato a quello che sto per dirvi è una cosa per me importante. Ho fatto, sì, mi hanno pure curato in psicoterapia, c'è stata una brava persona che ci si è messa il buzzo buono a cercare di curarmi, io ho apprezzato moltissimo il suo sforzo decennale, i risultati, non fa niente, però l'esperienza è stata molto importante. E abbiamo fatto questi gruppi di analisi multifamiliare, che a Roma stanno in parecchi centri di salute mentale, insieme a Narracci, che li sostiene molto. L'abbiamo fatti per le famiglie e gli utenti dell'SPDC, cioè lunedì dalle 1 alle 5 ci riuniamo tutti quelli che stanno lì. All'inizio c'erano 4-5 persone, di cui uno sicuramente, due medici e due infermieri, un utente. Adesso siamo 60, ogni volta cresciamo, ogni volta migliora un po' l'outcome, perché si stabilisce la relazione, perché lo stigma che noi portiamo, che c'è nella cultura, colpisce il mio utente, me, la famiglia, fra la famiglia e la persona. È un gioco al massacro, è un gioco al massacro, che dato che si ripete sempre, noi diciamo fa parte della malattia, e invece si ripete sempre perché le coordinate culturali sono ancora quelle lì. Se noi alle psicosi le togliamo dalla storia naturale e li rimettiamo un po' in una lettura storica, noi diciamo, fatta una diagnosi, io non so la prognosi. Quindi qualunque cosa diciamo dell'outcome sono misure ex post e non sono misure per prima. Questo significa che se io non so la prognosi, io l'unica cosa che posso fare con il mio utente è vederlo, perché il follow up diventa la misura della prognosi. Più faccio follow up, più lo incontro, più ci parlo, più ci scherzo, più l'aiuto a definire i suoi significanti, più faccio un'opera sacrosantemente utile sia per lui che per noi.